Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Greedy Web. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella che sta sotto il video. Come anticipato nella ricetta della granita siciliana, oggi faremo la cheesecake alle fragole, quella senza cottura. Vi mostro un metodo semplicissimo per evitare che poi nel trasportarla da una teglia all'altra si rompa. Oggi la facciamo con un metodo diretto. Restate fino alla fine del video per sapere cosa faremo nel prossimo video e intanto andiamo a cominciare. Iniziamo col fare la base. Ci vogliono 350 g di biscotti secchi. Io, non avendoli tutti di un tipo, abbiamo aggiunto gli abbracci. E 150 g di burro che io già ho sciolto. Adesso Silvia sminuzzerà i biscotti nel robot perché li dobbiamo ridurre a farina. Biscotti si usano questi qua oppure si usano i digestive, ma a me i digestive non piacciono molto, per cui la maggior parte delle volte uso questi del loro Saiba. Adesso versiamo il contenuto dentro la ciotola. Ci versiamo dentro il burro sciolto e con una forchetta mescoliamo fino a ottenere la consistenza della sabbia. Quando resta così compatto vuol dire che è mescolato bene. Prendiamo la teglia a cerniera, togliamo il fondo, lo appoggiamo sul piatto direttamente da portata. Ci versiamo dentro i biscotti. Tenendo la teglia ferma, compattiamo i biscotti sulla base con il dorso di un cucchiaio oppure con un bicchiere. Adesso la poniamo in frigo per 30 minuti. Abbiamo messo in frigo la base biscotto e adesso facciamo la crema. Ci vogliono 10 g di gelatina in fogli, 20 g di acqua, l'ho messa già a mollo, e facciamo riposare 10 minuti. 150 g di zucchero a velo, il succo di un limone che andrà mezzo nella cheesecake e mezzo poi nelle fragole, 600 g di Philadelphia o comunque formaggio spalmabile e 250 g di panna che poi monteremo perché io sto usando quella della dolce neve. Adesso cominciamo. Mettiamo la gelatina in fogli che abbiamo ammorbidito nell'acqua, in 20 g di acqua, dentro il pentolino con un cucchiaio di latte. E la facciamo sciogliere sul fuoco, a cui ho aggiunto un cucchiaio di panna, quella che stiamo montando, quella della panna dolce neve. Mettiamo da parte e facciamo raffreddare. Adesso mettiamo lo zucchero a velo nel formaggio. Cominciamo a montare a bassa velocità e poi montiamo più veloce. Aggiungiamo mezzo succo di limone. Intanto montiamo la panna. Alla crema di formaggio aggiungiamo la panna. A questa aggiungiamo la gelatina. Prendiamo le fragole. Togliamo il piripiglio, questo qua, e le tagliamo a metà. Cercate di prendere tutto uguale. Silvia ora prende la teglia, quella con la base di biscotto. Prendiamo le mezze fragole e le appiccichiamo al bordo. Attacchiamo bene le fragole al bordo. Adesso che abbiamo attaccato tutte le fragole attorno, ci versiamo la nostra crema. Livelliamo così da coprire tutte le fragole. Abbiamo livellato bene la torta, cioè la crema, e adesso lasciamo riposare tutta la notte o comunque 6-8 ore in frigo. Ci vediamo dopo per fare la gelée di fragole sopra. A dopo! Rieccoci, la mattina facciamo il gelée da mettere sulla torta. Ci vogliono 5 g di gelatina, 20 g di acqua, 80 g di zucchero, 300 g di fragole fresche oppure surgelate. Iniziamo mettendo l'acqua nella gelatina per farla ammorbidire. Nel frattempo che la gelatina si ammorbidisce, mettiamo le fragole in un pentolino. Abbiamo pulito e fatto a pezzettini. Lo zucchero. Facciamo cuocere
torniamo sul tavolo. Eccola qua, adesso la dobbiamo frullare. Aggiungiamo il succo di mezzo limone, visto che già si è riposato un po', non è più bollente che fa le bolle, perché sennò la gelatina si rovina. Aggiungiamo la gelatina in foglie e mescoliamo per farla sciogliere bene. Adesso la passiamo a setaccio. Qui, come vedete, rimarranno i semi. Adesso la lasciamo raffreddare fino a che raggiunge la temperatura ambiente, perché sennò non la possiamo versare sulla torta perché è troppo calda. Dobbiamo aspettare. A dopo. Prendiamo la torta, vediamo che è ferma. Adesso ci versiamo la gelée sopra. Facciamo andare da tutte le parti. La facciamo stare in frigo ancora per un paio di ore prima di aprirla, così si rasoda la gelatina. A dopo! La tiriamo adesso fuori dal frigo e la lasciamo fuori per 15 minuti, 10-15 minuti, il tempo che si riscalda, perché per adesso è fredda, se la dovessi staccare verrebbe via il resto, per cui la facciamo riscaldare un po' e poi stacchiamo. Ci aiutiamo con una spatolina. Il resto dovrebbe essere staccato. E voilà! Ragazzi, ecco la nostra cheesecake con la Philadelphia e la panna dolce neve. Adesso la decoriamo, perché mi sono lasciata da parte 3 fragoline. Adesso tagliamo la fetta, ripuliamo il coltello. Ecco qua, ragazzi, è stupenda. Mi sacrificherò per voi. Ops, guardate qua. È delicata, fresca. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti. Mandatemi le foto se le fate. Alla prossima! Volete sapere cosa farò nel prossimo video? Faremo i donuts. Io intanto ne mangio questa. Ciao a tutti!